Nella semifinale dello stadio Guido di Ippolito, il Pineto vince per 0-1 contro il Lamezia Terme, dopo il primo tempo chiusosi con i biancazzurri in vantaggio grazie alla rete di Francesco Maio. Nel secondo, nonostante l'inferiorità numerica, gli abruzzesi staccano il pass per la finalissima di sabato 27 maggio contro la Gian Erminio. Il match incomincia con le due squadre che si studiano. Allegretti, l'uomo più pericoloso dei biancazzurri, prova a impensierire la retroguardia ospite. Dalla parte opposta, Cunzi approfitta di un infortunio di Ceccacci. Mercorelli col piedone si oppone. Lo stesso numero 21 deve abbandonare il campo. Al suo posto entra Braghini. La partita si adagia con nessuna delle due compagini che riesce a trovare il pertugio giusto. Come sempre le occasioni arrivano da palla inattiva. Su calci punizione Maio sale in cielo e griffa il pesantissimo vantaggio a un giro di lancette dal termine. Il Pineto potrebbe addirittura raddoppiare. Allegretti sterza, palla alta sopra la traversa. Nella ripresa la partita ha subito un colpo di scena. Cunzi si invola e cade a terra con Nonni che lo sfiora alla spalla destra per Virgilio di Agrigento e Rosso. Dal calcio di punizione Terranova scheggia il palo con Mercorelli che sembrava avesse deviato in corner. Gli abruzzesi quando attaccano fanno paura. Foglia per il neoentrato Giambè sul fondo. I calabresi premono, ma i biancazzurri, gettando il cuore oltre l'ostacolo, provano a chiudere tutti gli spazi. Gli adriatici hanno un'occasionissima per il raddoppio, ancora con Giambè, ma il numero 11 non riesce a incornare bene il pallone. I gialloblu non ci stanno, il neoentrato Vasili approfitta di un varco, ma cestina un'occasione colossale. Nel finale non succede più nulla, il Pineto conquista la storica finale di Coppa Italia Serie D contro la Gian Erminio. Ma di facile nel calcio non c'è niente, sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto nella prima parte di gara, dove oltre ad essere passati in vantaggio sicuramente avremmo meritato anche il raddoppio, e poi nel secondo tempo con l'espulsione di Nonni è diventata un po' più complicata la partita, però abbiamo tenuto bene il campo, volevamo a tutti i costi questa finale, i ragazzi hanno dato un segnale di compattezza importante, lo spirito di gruppo. Più un giocatore si è adattato in un ruolo non suo, quindi questa è una cosa importante e siamo stati premiati anche per questo, perché lo spirito era di una squadra che voleva raggiungere un obiettivo a tutti i costi, un obiettivo storico che vogliamo dedicare alla società, ai tifosi che hanno fatto un viaggio di 8 ore e passa col pullman e quindi ci hanno seguito e incoraggiato per tutti i 95 minuti. E noi sapevamo della forza dell'avversario al quale facciamo i complimenti, però abbiamo pensato a noi e secondo me anche come abbiamo approcciato la gara e come è stato preparato e come è stata preparata stava andando nel verso giusto, perché l'abbiamo approcciata bene. Era una partita equilibrata, una partita tra due squadre che secondo me stavano giocando a calcio e noi abbiamo sofferto poco, tranne qualche palla degli avversari lanciata in avanti dove magari potevamo essere solo un po' più attenti a scappare, però forse su una c'era anche un fuorigioco. E poi abbiamo subito un gol, secondo me, all'ultimo minuto del primo tempo, dove potevamo essere molto più attenti, in primis a non commettere fallo, e poi queste situazioni qua sono situazioni dove devi essere sveglio, attento, concentrato, con bravura e fortuna l'attaccante avversario tra testa, spalla, ha messo questa palla in rete. E nel secondo tempo, come giustamente dicevi, siamo stati bravi a causare l'espulsione dell'avversario con Cunzi, potevamo essere sicuramente più lucidi in alcune occasioni per poter fare gol, però l'abbiamo anche avuto un episodio importante e non l'abbiamo fatto, quindi alla fine abbiamo perso questa partita. Il finale è più importante, mancano 6 partite, e se non sbaglio 6 o 5 partite, e ci sono 15 punti a disposizione, siamo a più 9, quindi dobbiamo dare tutto per poter festeggiare la vittoria più presto possibile. Ti dico la verità, dormendo ieri notte stavo a pensare, oddio, questi partono alle 5 di mattino, ma noi siamo qua a dormire in albergo, abbiamo dormito in un albergo bellissimo, ho detto povera gente che si svegliano alle 5, ho visto i bambini, quando stavo in panchina dicevo cazzo oggi devo sputare sangue, se entro devo morire sul campo per questa gente, perché le ho date pure la maglia, pure se non potevamo dare le magliette, io gli ho dato la maglia perché se lo meritano, cioè un sacrificio così, hanno preso tutta la giornata sul pullman, adesso sono ritornati, arriveranno tardissimo a casa, ma sono orgogliosissimo di loro perché non me l'aspettavo proprio, perché già in casa ne vengono pochi e sono venuti qua penso in 50-60 persone, questo mi ha reso, cioè mi ha fatto uscire la vena sul collo, posso dire così, perché mi ha caricato tanto, questo sono contento perché mi sono sentito molto bene pure sul campo e ho visto che posso dare ancora tanto dopo l'infortunio che ho avuto e mi sono sentito molto bene guardando loro.